Allora, vi presento Chiara. Chiara è infermiera del reparto di oncoematologia del Bambino Gesù Day Hospital. Ben arrivata, Chiara. Grazie. Sorridete, guardate che sorriso bellissimo che ha. Grazie. Posso chiedere, non si chiede mai a una donna, quanti anni hai? 34. 34, ne dimostri 10 di meno, tra l'altro, una bambina insomma veramente di 20 anni. Io voglio farti una domanda. Dimmi. Allora, ho avuto il piacere di incontrare i bambini, i ragazzi. Mm-hmm. Quando si entra qui dentro, in questo reparto, per tutti, poi per chi è papà come me, è un colpo. Ti fa riflettere. Tu dove la trovi la forza quotidiana per lavorare, per vivere qua dentro e per relazionarti con questi ragazzi meravigliosi, ma con problemi grandissimi? Allora, guarda, ti spiego. È forte, come emozione è forte, però ormai io sono quasi 11 anni che sto nel reparto di oncoematologia. Prima stavo al reparto, adesso sto qua nel day hospital. All'inizio, i primi giorni che ho iniziato a lavorare, era veramente difficile. Cioè, entravi che ti prendeva proprio al cuore, dicevi non so neanche io come fare a rapportarmi nei loro confronti e a trattenere le emozioni. Poi piano piano, passa un anno, passano due anni, capisci che comunque devi trattenere un po' le emozioni tue, perché loro già ne hanno tante emozioni, che la tristezza, la gioia, la paura, e capisci che se pure tu metti le tue emozioni non giovi a loro, ma gli porti solo altre, un po' di altra ansia che non hanno, di cui non hanno veramente bisogno. Quindi a un certo punto decidi che devi fare tutto per loro, ti devi dare tutta te stessa per loro, comunque devi stare vicino nel momento in cui hanno bisogno, però devi anche capire che certe volte è meglio fare un passo indietro, perché devono comunque affrontare le loro paure e cercare un po' di capire qual è la strada giusta. Quindi alla fine tutti quanti sono, per me sono tutti ragazzi come fratelli, bambini, come figli, tutto, però comunque mantieni un po' le distanze e cerchi di fare tutto il bene per loro. Assolutamente, anche se poi mi dicevi è inevitabile che quella, alcuni non ce la fai, insomma, però è ovvio, insomma, io vedo il rapporto che hai tu insomma con o i più piccoli o i più grandi, quindi sì, perché al cuore non si comanda, uno può mettere tutti i freni che vuole, però poi alla fine il cuore alcuni te lo portano proprio via. Complimenti, Chiara, sei bravissima. Grazie.